Buongiorno alle dottoresse, ai dottori, ai loro parenti presenti per questo giorno così importante, per questa neoiscrizione all'albo dei medici e degli odontoiatri. Immagino i sentimenti di questo giorno, che sono soprattutto di felicità, di gioia, e non mi sfugge anche di iniziali preoccupazioni, di ansie, di quello che verrà. Sicuramente, lo si diceva prima, lo diceva il Presidente, questa città è un po' tutto più difficile, quindi potrà accadere che per poter continuare a fare la ricerca, articolo 9 della Costituzione dice che la Repubblica promuove la ricerca, la promuove non sufficientemente, tanto è vero che molti vanno all'estero. Sarà magari difficile per tanti rimanere qua, oppure raggiungere obiettivi nella nostra città è sempre più difficile, sia nelle libere professioni, sia negli ospedali. Eppure ha un fascino particolare provare a restare in questa città. Quindi io mi scuso anche già dall'inizio se dopo il mio intervento dovrò andar via, perché questa è una città complessa, una città difficile. Gli impegni sono tanti, ma oggi ci tenevo a essere qui, non tanto per fare un ragionamento politico, perché penso non sia la sede per ragionare su quello che la politica dovrebbe far meglio, che magari non ha fatto per troppo tempo, perché magari ancora nella sanità, il luogo in cui c'è uno dei beni comuni principali della vita delle persone, ancora troppe sono le vicende di affari, di opacità, di commistioni. Però mi piace anche a me ricordare invece la difficoltà di una missione. Anche io ho fatto un giuramento importante di un lavoro che è molto differente dal vostro, ma che potrebbe avere insieme l'anelito della missione, il magistrato, e ricordo ancora quando feci quel giuramento. Ebbene, Presidente prima diceva le difficoltà di trovarsi in prima linea. Si è in prima linea per tante cose, visto tanti medici prendersi informazioni di garanzia e procedimenti penali semplicemente perché hanno avuto il coraggio di operare persone che magari altri medici, per non prendersi l'informazione di garanzia, se ne scappavano dall'altra parte. È difficilissimo. Quindi che cosa deve guidare le persone a non sbagliare? Non dimenticare quello che è il giuramento, cioè di fare un lavoro straordinario che bisogna saperlo fare con competenze e professionalità, e questo viene insegnato nelle università, dipende molto dai maestri che uno incontra, dalla capacità di fare squadra, ma ci vogliono anche altre doti che per me fanno il plusvalore della vita, che sono l'umanità, l'etica, la generosità, non dimenticare mai che ogni persona va curata, chi è ricco e chi è povero, chi ha la pelle bianca e chi ha la pelle nera, chi è in difficoltà e che magari non riesce nemmeno più ad andarsi a curare, oppure perché non riesce a vedere garantiti i propri diritti inviolabili. Allora io mi auguro che voi possiate mantenere sempre la felicità di aver raggiunto un obiettivo che non sempre nella vita si riesce a raggiungere, perché magari non tutti si possono iscrivere a medicina, non tutti riescono, e questo è quello che fa, a mio avviso, la differenza tra le persone nel corso della vita, non solo di essere diventato più bravo rispetto agli altri, ma di essere soprattutto apprezzato come donna e come uomo. Io mi auguro che voi possiate scegliere di rimanere a Napoli e non essere costretti ad andare via. Qua è molto difficile, ma se ci si mette insieme questa città può raggiungere obiettivi davvero importanti. Vedete quello che è stato fatto anche in questi giorni. Sono anche io molto d'accordo sul fatto che non bisogna ricordarsi delle capacità e delle professionalità solo quando si raggiungono obiettivi che mediaticamente vengono ritenuti così noti, così incomiabili, come i medici e il personale che al Santo Bono in queste ore ha operato, perché magari sono gli stessi medici che qualche giorno prima sono stati aggrediti, sono stati picchiati perché qualche familiare ha ritenuto che non erano sufficientemente curati. Quindi è un lavoro davvero complicato. Io in questi 8 anni di sindaco e in 15 anni di magistratura ho visto anche medici farabutti, perché quelli stanno in tutte le categorie, ma ho visto soprattutto tanta gente che lavora in condizioni improbe, che non si gira dall'altra parte, non fa lo scaricabarile e che quindi in definitiva non ha violato quel giuramento di Ippocrate che dopo verrà sicuramente, io ho avuto questo onore ed emozione perché è davvero molto bello, anche per chi non fa il medico, di leggerlo agli scorsi anni in cui ho partecipato. Quindi davvero
vi auguro che possiate mantenere questa gioia nel cuore che si trasmette poi in impegno costante, in generosità, in altruismo. E se lo fate a Napoli, siccome io indipendentemente dal sindaco ho scelto di rimanere in questa città perché è una città difficile ma che ti regala anche delle soddisfazioni che forse in altre parti non hanno lo stesso livello, quindi ci tenevo anche in una giornata per me complicata portarvi i miei auguri, soprattutto i miei complimenti, perché è stato davvero un risultato importante della vostra vita e essere stato invitato per partecipare insieme a voi a questo giorno come sindaco della città di Napoli e della città metropolitana è per me un motivo di grande orgoglio, perché non ce lo dimentichiamo che Napoli, nonostante le migrazioni, ha ancora il primato di essere la città d'Europa col maggior numero di bambini e di giovani. Questo è l'investimento che si deve fare. Grazie e buona giornata a tutti.